Dopo lo scivolone contro il Sora, sembra che la Volley Tonno Callipo abbia cominciato a fare sul serio. Le prestazioni della squadra e anche dei singoli giocatori sono migliorate. Pure dal punto di vista caratteriale i risultati si sono visti e anche la fine del Tour de France con partite ogni 3 giorni è terminato, con prestazioni che sono andate sempre crescendo. Dopo il brillante primo tempo contro la prima in classifica, che ancora oggi rimane imbattuta, ora tocca a Ravenna, una squadra giovane proprio come la Callipo, che è posizionata a metà classifica. Come affrontate la sfida di domenica? Lavoriamo al massimo tutta la settimana per preparare questa sfida di domenica. Dobbiamo dare veramente il massimo, dobbiamo dare il massimo perché è molto importante di vincere domenica per stare bene nel classifico. Avete anche avuto una certa continuità di gioco rispetto alle prime partite, sia sui fondamentali che anche dal punto di vista psicologico? Sì, sì. Fa 2 partite che abbiamo preso sfiducia e che giochiamo meglio. Dobbiamo continuare e ancora prendere il ritmo e il entusiasmo che abbiamo avuto contro Verona e Civitanova. Cosa vi ha detto il mister prima di questa partita? Come dovete affrontare questa squadra? Che era come una finale, come una finale del campionato del mondo, che dobbiamo dare tutto che hanno, il massimo per stare ancora, per ancora poter fare bene nel campionato. C'è qualche giocatore in particolare che vi preoccupa? C'è il pareggiatore Saita, che è un giocatore con molto di esperienza, poi l'opposto che fisicamente è veramente veramente forte. Ti fa paura il loro muro? Non mi fa paura, è una squadra come le altre e dobbiamo fare il massimo e andare senza paura.